capitolo 1, dal 26 al 37, è scritto: al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea chiamata Nazareth, a una vergine fidanzata e a un uomo chiamato Giuseppe, della casa di Davide, e il nome della vergine era Maria. L'angelo, entrato da lei, disse: ti saluto, o favorita dalla grazia, il Signore è con te. Ed ella fu turbata a queste parole e si domandava che cosa volesse dire. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. E Maria disse all'angelo: come avverrà questo, dal momento che non conosco uomo? E l'angelo le rispose: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia. E questo è il sesto mese per lei, che era chiamata sterile, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. E Maria disse: ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. E l'angelo la lasciò. Ora vedremo come prima cosa il posto, il luogo, definiamolo come vogliamo, dove Gesù, per la prima volta, la parola di Dio, quando si è fatta carne ed è venuta ad abitare, quale luogo prima di tutto ha trovato? Quando Gesù è venuto sulla terra, quando la parola di Dio si è incarnata, la parola si è fatta carne, Dio stesso si è fatto uomo come noi. Ciò che è inconcepibile secondo l'Islam, secondo gli ebrei, secondo la maggior parte delle religioni, che forse che un uomo diventa Dio, sì, che si fa Dio, sì, ma che un grande Dio diventi un uomo, è difficile da accettare questo. Ma ancora di più, Dio si è umiliato pur di salvarci, perché dietro c'era tutto un piano che doveva per forza venire. Ma ancora di più, quale luogo ha trovato? Nel versetto 38 abbiamo letto: Maria disse: ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. E l'angelo la lasciò. Certamente Dio non scelse, se dobbiamo parlare di luogo, qualunque luogo, o ancora di più, ora vediamo una persona. Ha scelto delle persone che erano all'altezza della situazione. Abbiamo visto che Dio scelse Maria, una donna che si era ancora conservata vergine, era fidanzata, quindi non era una come tanti altri, era una persona integra, una persona che ancora aveva conservato la sua verginità. E Giuseppe, il suo fidanzato, anche se nel fidanzamento veniva considerato marito, solo che non si potevano toccare a livello fisico, altrimenti era fornicazione, loro si sono mantenuti in questo rapporto e Dio li ha benedetti. E li ha benedetti di tanto, anche se, come ho detto prima, è una grazia, ma abbiamo detto che il favore di Dio, di questa grazia, è stato su Maria in un modo perfetto. Quindi il primo posto dove Gesù trovò spazio fu dove? Nel cuore di questa donna. Lei disse: sia fatta la tua volontà. La parola è diventata carne nella sua vita, e non è poco. Così, quando si accetta la parola di Dio e si riceve, diventa carne in noi, né più e né meno. E non c'è un privilegiato, tutti siamo privilegiati. Amen. Quindi trovò il posto in questa donna che disse: io sono chi? La serva, non il padrone. Sia fatto secondo la tua volontà, non la mia. Gesù doveva avere dei genitori di esempio,
Anche Gesù un giorno ebbe a dire: non la mia volontà, ma la tua. La prima fu Maria che accettò questa volontà, e vi posso garantire che in mezzo al popolo ebraico, e quando andremo il prossimo anno, grazie a Dio siamo un bel gruppo che stiamo partendo per Israele, vedrete che la condizione non è come qua, che ormai qua si fanno in Europa, tutto il mondo, il paese, ci sono peccati che passano così, la fornicazione, l'adulterio, l'omicidio. In quel caso, in Israele, chi faceva anche solo fornicazione, aveva un rapporto sessuale prima del matrimonio, veniva scomunicato, se non lapidato. Quindi immaginatevi che Maria, accettando questa volontà, era qualcosa di sconvolgente nella sua vita. Perché o vada a dire poi a Giuseppe che era nata in virtù dello Spirito Santo ed era incinta per virtù dello Spirito Santo, come ci sono persone che tu prova a spiegargli la volontà di Dio, ti prendono per pazzo, ha voglia che glielo spieghi. Giuseppe, solo perché fu avvisato da parte di un angelo, lui alla fine accettò la volontà di Dio, che non gli fu facile nemmeno per lui. Infatti, essendo scritto un uomo giusto, per non esporla a infamia, perché doveva essere diffamata a causa di quello che in qualche modo aveva fatto, che lei non aveva fatto niente di male, ma tu vogliela dire agli ebrei: lo sai, io sono incinta per virtù dello Spirito Santo. Un angelo, Gabriele, è venuto a me, l'ombra di Dio, e questo sarà chiamato addirittura figlio di Dio, figlio dell'Altissimo. Era una bestemmia, e lo è ancora secondo gli ebrei, che Dio ha un figlio. Quindi questa donna era disposta a essere tremendamente cambiata, trasformata. Non è facile, ma quando uno apre il cuore, noi diciamo alla volontà di Dio, ecco che avvengono i miracoli. Questa donna si chiamava Maria. Che bello, a volte il Signore ci chiama anche per nome, e poi ci sono diversi che si chiamano Maria, o no? Cioè, sorella Maria, ma comunque sia favorita dalla grazia, è un favore immeritato. Infatti Maria non è che disse: io me lo merito. No, questo favore immeritato me lo merito, che grazia è allora? Lei disse: io sono la serva, l'ancella del Signore, sia fatto secondo la tua volontà. E poi continua e dice: io esulto in Dio mio Salvatore. Lei aveva riconosciuto che era una peccatrice, per questo Dio gli ha fatto grazia. È difficile trovare persone che riconoscono i loro peccati. Quando è difficile, di solito si trovano persone che giustificano il loro peccato. No, è lui, è quello. E di solito chi punta il dito, io dico sempre, il mio pastore mi diceva, il fratello Tosto, chi punta il dito così ne ha tre verso di lui. Chi prova a puntare un dito ne ha tre rivolti, uno, due, tre verso di lui. Questa donna era umile, non è come ce la dipingono oggi la Chiesa Cattolica. Una persona che si mette a posto di Dio, è lì che non si sottomette alle autorità, è lì che non gli interessava il marito, e che ci sono donne che per essere al primo posto vado a toneggiare, avere i primi posti. Lei non era così, era molto umile, una che si faceva indietro. E infatti io sono l'ancella, sono la serva, non era lì che voleva essere servita, era una donna che serviva. Io dico sempre come la natura dell'agnello: il cane ama essere accarezzato, servito, il cane, le pecore invece vogliono servire. E quando diciamo servire il Signore, diciamo servire i fratelli. Era una donna disponibile, la sua casa era diventata prima di tutto il suo cuore, ma anche la sua casa era una donna molto ospitale, e il primo che ospitò fu Gesù, e poi anche dopo, anche poi i discepoli. Una serva di Dio, non era una chiacchierona di quelli che noi diciamo oggi, che vengono solo in chiesa per scaldare un banco, dicono di amare Dio. Era una donna che serviva il Signore, lo sapete come si vedeva? Perché serviva i fratelli. E infatti, povera casa sua, sempre piena. E non solo, poi Gesù, quando iniziò il ministerio, che lei lo seguiva a suo figlio e lo serviva insieme alle altre donne. E non solo, lei metteva a disposizione tutto quello che aveva e serviva, non con la bocca,
dice che le donne lo seguivano e lo servivano. Gesù aveva accanto delle donne che lo seguivano e lo servivano, non solo lui ma anche i discepoli. Quindi gli preparavano ogni tanto da mangiare, gli facevano delle cose belle, che Gesù come faceva? Non poteva fare tutte cose lui. Poi avendo tante persone a seguito, immaginate, quindi una donna che serviva a Dio, Dio ha trovato nel cuore di questa donna il primo posto dove abitare, il primo posto. Questo era Gesù. Dio non ha detto io abiterò non dentro dei templi ma nel cuore, fatti da chi? Non dalla mano dell'uomo come le mura, ma fatti da Dio. Amen. E così è stato, la parola si è fatta carne, Dio è venuto ad abitare per la prima volta all'interno di una persona come dimora. Mai era successo. Di solito i re e i profeti avevano la presenza di Dio, era sopra di loro. Dal momento che Gesù è venuto e Maria fu la prima, lo Spirito Santo entrò in lei. Gesù disse, egli sarà in voi. Non più ci sono sacerdoti, persone che hanno solo loro l'unzione qua e là, ma sarà in voi, che era uno scandalo per gli ebrei, che lo Spirito Santo sarebbe entrato dentro, in, non più sopra come i re e i profeti, ma in tutti. Uomini e donne, con cappello e senza cappello. Al di là dell'abito, al di là dell'etichetta, Dio abita nei cuori di quanti lo accettano, che hanno fede in Lui. Grazie a Dio. Dove è nato Gesù? In quale città? Dove è nato? A Betlemme, che significa la casa del pane. Lui disse, io sono il pane della vita. Quindi doveva nascere dove? In un forno, in un fornaio. Betlemme, casa del pane. E lì è nato il pane della vita. Non è niente per caso. Capitolo 2, versetto 1. In quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero. Quindi tutti andavano a farsi registrare ciascuno alla sua città. Dalla città di Nazaret anche Giuseppe salì alla città di Davide, chiamata dove? A Betlemme, perché era della casa e famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. Quindi Giuseppe e Maria abitavano a Nazareth, ma in base al decreto che dovevano registrarsi, si trasferirono a Betlemme, perché lì bisognava registrarsi. Quindi lì Maria, è scritto che già era incinta, ed era prossima alla luce. Ora noi ci immaginiamo che era un periodo di registrazione, quindi venivano da tutto Israele. Immaginatevi Betlemme, quanto è piccola, e quando andremo in Israele la vedremo, per quanto è piccola, immaginatevi quante persone c'erano. Quindi quando Giuseppe e Maria, e Giuseppe stava bene, perché lui era un falegname conosciuto in Israele, come poi riconobbero anche Gesù, il figlio del falegname, il figlio di Davide, perché Giuseppe era della discendenza del re Davide, suo nonno, bisnonno, bisnonno, era il re Davide. Lui doveva essere il re di Israele, secondo le leggi ebraiche, ma non lo era, era un falegname. Quindi lui per ubbidienza, in base ai Romani, andò a farsi registrare ed è scritto, abbiamo visto, che cercavano un posto dove dormire, perché Maria era incinta, cercavano in un albergo, perché se lo potevano permettere, che Giuseppe era uno che lavorava, non era maccagnone, e poi a quei tempi comunque il lavoro c'era, non è come oggi, che magari alcuni vorrebbero lavorare, perché abbiamo anche in mezzo a noi falegname, infatti io vengo da, mio padre era falegname, abbiamo anche il nostro fratello Paolo, però con tanto a volte di lavoro onorevole, a quei tempi c'era il lavoro, qua è un po' più difficile. Però lui trovò, dice, difficoltà, dice, perché tutti gli alberghi erano come? Erano pieni. Perché? Perché non c'era posto per lui, per gli albergatori. È sempre così, Non c'era posto per lui. Perché? Perché erano pieni. E quindi Gesù cosa ha dovuto fare? No, Gesù, Maria e Giuseppe a quel punto si sono dovuti accontentare di una porta aperta. Dov'è che trovarono sta porta aperta? Alla fine in una stalla, perché non c'era posto per loro. Nel giorno che Gesù era venuto non trovò posto per loro. E oggi noi diciamo, ci sono certi alberghi, certe persone che sono chiuse, ma Gesù dov'è che è nato? In un posto che era aperto. Certo, non era un posto ideale, forse nessuno avrebbe scelto quel tipo di posto, io dico quel tipo di persona, ma il Signore si è identificato nelle cose umili
nelle cose forse povere, perché Dio è umile di cuore. E quindi si è voluto identificare anche con questo tipo di, non solo cose, parliamo di persone, la semplicità, chi, la disponibilità, perché quello che Dio guarda alla fine non è la qualità, la pomposità, Dio guarda la disponibilità, e quando trova una porta aperta, lui entra, anche se è una stalla. Infatti chi è che aprivano il cuore a lui? Mica furono i farisei, gli scribi religiosi, tutti quelli che si sentivano, che si meritavano, furono che prostitute, ladri, briganti, gente che non lo conoscevano, manco i suoi. C'è dall'altro lato, mi immagino dall'altro lato, gli stranieri almeno li conoscevano e gli aprivano e lo servivano, invece quelli suoi, manca le danni. Quindi dove nasce Gesù? A Betlemme. Le profezie dicevano che Gesù doveva nascere a Betlemme. Lo sapete che ci sono delle profezie del Vecchio Testamento dove è scritto la sua nascita? L'anno, il giorno, doveva nascere, in quale condizioni. Ci sono più di 300 profezie che si sono tutte adempiute. Una di queste era Betlemme. Infatti Michea, profeta Michea, qui parliamo di quasi 1000 anni prima che Gesù nasceva, profetizzò anche il luogo dove doveva nascere, capitolo 5 versetto 1: e da te Betlemme Efrata, la più piccola, da te uscirà il Salvatore. Betlemme, tra le più piccole città principali della città di Israele, la più piccola è Betlemme. E Dio sceglie le cose che non sono, le cose più piccole. Gesù non ha detto: se non diventate come i piccoli fanciulli non entrerete. L'umiltà, la semplicità, la disponibilità, la serietà nelle cose di Dio, se c'è qualcuno e si apre, porta sempre dei risultati. La più piccola, che profezia si è adempiuto? Betlemme, casa del pane. Poi noi sappiamo che Gesù si trasferì, dopo che era nato, subito a Nazareth. Infatti Gesù di Nazareth, Nazareth vuol dire separato, consacrato. Gesù già da piccolino fu consacrato al Signore. Noi vediamo a 12 anni, invece di andarsi a divertire con gli amici a 12 anni, ma diciamo è giusto lasciarli liberi a 12 anni. Gesù stava nella casa del Padre. Che onore portava per i suoi genitori. Gloria a Dio, ragazzi, quando notate non solo Dio ma i vostri genitori venendo anche in chiesa, come Gesù a 12 anni. E infatti quando non lo videro, lo cercavano dove? In mezzo ai parenti e agli amici, perché di solito dove si va? Là. Invece Gesù stava dove? Non sapevate che io dovevo essere nella casa del Padre a servire? E con chi stava? Con i capi sacerdoti. Ci faceva scuola e dopo scuola. E dice, Cristo qua a 12 anni? No, ancora non è il momento, lo sai com'è. A 12 anni già la formazione di un ragazzo, a livello ebraico, doveva essere considerato già prossimo a una chiamata. Prossimo a una chiamata. Avevano un nome particolare, non mi ricordo. E Gesù già mostrò a 12 anni. Quindi è nato a Betlemme, l'infanzia la fece a Nazareth e poi lui visse dopo il ministero a Capernaum. Vi ricordate che lì fece anche la guarigione del centurione di Capernaum? E Capernaum ha un altro significato, dove Gesù affittò una casa, lui di tasca sua affittò una casa e l'ha messa a disposizione degli altri. Gesù non era sveloce, non approfittava degli altri, Gesù era molto disponibile, come la madre, dalle madri e dalle figlie. Che bello, quando i genitori sono di esempio. Per questo lo dico sempre, se volete crescere i vostri figli, soprattutto quando sono piccoli, non dipendete dalla scuola domenicale, perché non c'è scritto. Gloria a Dio che c'è, in qualche modo, ma in effetti siamo noi genitori che con il nostro esempio dobbiamo vedere i nostri figli come si sente il Signore. E loro quando vedono le nostre esempi, non le nostre parole, che ci vogliono anche le parole, perché Gesù era potente in opere prima e poi in parole. Molti sono potenti in parole e in opere nada. Mi dispiace, i tuoi figli cresceranno male, maleducati. Io i miei figli me li cresco educati, come? O prima parlo, prima faccio e poi parlo. Loro ci vedono a casa, che vedono i fatti. E credo che anche ciascuno di noi, se serviamo Dio, lo possiamo dire: quando a me e la mia casa serviamo il Signore, a me, come se Gesù è, non gli idoli, non il mondo, tutte queste cose. Quindi Gesù è nato dove? Nella città più piccola. E il luogo dove Gesù nasce, in particolare dove fu il luogo la prima volta, noi abbiamo visto prima in Maria, Betlemme è come luogo dove lui nacque, dove fu a?
il luogo. Una stalla. Dove lo troviamo scritto? Capitolo Luca 2, da 6 a 7. Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto, ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito, che poi Maria fece maschi e femmine, quindi poi non fu più vergine, e non lo è. Lei prima era vergine, dopo che partorì, è scritto che Giuseppe la conobbe. Alcuni la conobbe perché la conosceva, non già la conosceva, la conobbe vuol dire che ebbe rapporto sessuale, perché non è peccato quando ti sposi avere rapporti sessuali nel matrimonio. Dio non è lo stesso, sei santo e puro. Invece no, lei è immacolata, concezione, è nata, non è vero che è nata senza peccato, solo uno è nato. E poi anche quando avesse peccato, che fa, Dio non ci può usare, Dio dove è venuto ad abitare? In cuore dei peccatori. Invece si esalta l'uomo al posto di Dio. Se lo fa la Chiesa Cattolica, ha innalzato e ha servito e adorato la creatura invece del creatore. Mai innalzarci davanti a Dio, perché ci abbassa. Signore, fa grazie agli umili, resiste ai superbi. Quindi dov'è che nasce? In una, lo fasciò e lo collocò in una mangiatoia, perché è scritto non c'era posto per loro nell'albergo. Guardate il posto dove Gesù è nato, in una mangiatoia. Perché? Perché non c'era posto per lui. Quando Gesù è venuto, già non c'era posto. Come diciamo noi sempre, le solite scuse. Quando c'è Dio che si vuole incontrare con noi, per quanto lo capiamo, perché l'inizio della fede non è facile, è vero. Ma quando c'è Dio che ci visita, che ci possa trovare col cuore, con la casa aperta, ma veramente, perché altrimenti, come dice, quando un ospite, tu lo vedi quando una persona non ti ama veramente, perché a parte che non ti ospita, ma poi dici che dopo 3 giorni puzza, allora sai che tu sei un ospite, allora non hai questa fiducia, sicuramente, o no? Tu lo vedi una persona quanto ti ama, perché ti dà tutto. Non so, la bocca, il cuore, la casa. Noi serviamo il Signore. Amen. E quindi serviamo i fratelli, o no? E che il posto trovò in una mangiatoia con bue e l'asinello. Gli animali disponibili. Questo perché Gesù era felice di identificarsi con gli umili e con i poveri, anche se lui era ricco. È scritto che si è fatto povero. È scritto che lui era ricco e si è fatto povero. Che bello, eh? Che bel esempio che abbiamo. Secondo Corinzi 8:9, infatti voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi. Gloria a Dio. Alcuni dicono, ah, quando poi avrò, darò. Aspetta e spera. Io credo che la vera ricchezza di una persona non è quanto ha, è la sua disponibilità. Gesù ha sempre premiato la fede delle persone che hanno dato tutto quello che aveva, li ha sempre moltiplicati, o no? Perché nella legge di Dio non è prima ricevo e poi do, detto, prima do e poi ricevo. E dice, ma io non ho niente. È vero, anche il discepolo una volta disse, ma con tanta moltitudine come facciamo? Poi uno dice, ma qua c'è un giovane che aveva 4 visce e 2 pane. E ti ha portato, ma il Signore guarda la disponibilità e ha moltiplicato e hanno mangiato un sacco di persone. Quindi non limitiamo Dio in nessuna cosa, nel modo di noi di ragionare, nel modo di pensare, di muoverci, perché lo Spirito Santo, fratello, non ha limiti. Lui può sconvolgere anche la nostra realtà evangelica, perché sono nato in una famiglia evangelica. Quando poi mi sono convertito, non alla religione evangelica, anche se siamo evangelici, al Signore, che è tutta un'altra cosa. Uno può essere anche religioso evangelico come i cattolici, né più né meno, senza aver fatto un'esperienza spirituale. Io così ero. Quando poi mi sono convertito, le cose sono cambiate. Mi sono convertito non una religione, lui mi ha detto, io sono la via, la verità e la vita. A lui ha dato la mia vita. Certamente frequentando anche una comunità, sottomettendovi anche ai pastori, ai fratelli, gloria a Dio che famiglia, ma c'è un ordine, un'esperienza che dobbiamo fare dentro. E poi dice in Giovanni capitolo 1 versetto 9-13, questo è forte, lui è scritto che è venuto dove? A casa anche sua,
perché Dio in un certo senso si è fatto uomo. Quindi dove? In Israele. E Israele rappresentava la casa di Dio. Loro si erano accontentati facendogli un tempio. Lui voleva abitare dentro i cuori. Ma è venuto a casa sua, quindi in mezzo alla sua casa, parliamo del popolo ebraico, è venuto, diciamo, in mezzo ai suoi. Noi sappiamo che lui è cresciuto in Israele, ma poi quando è iniziato il ministerio, quelli stessi che lo hanno cresciuto, i suoi leader spirituali, lo hanno rigettato, perché lui non era conforme alla legge ebraica, alla loro religione, e non dico quale nome. Gesù, quando è venuto, ha sconforto tutto e non l'hanno riconosciuto. Dice, è venuto a casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto. E non solo non hanno ricevuto i religiosi quando lui si manifestò quello che era Dio oltre ad essere uomo, ma nemmeno i suoi fratelli e le sue sorelle. In un'occasione alcuni dei suoi fratelli gli dissero, perché non vai nella festa lì delle capanne e predichi il Vangelo anche là, perché lì gli dava fastidio Gesù a loro, perché Gesù era minacciato di morte dai religiosi, perché lui gli diceva la loro ipocrisia, la loro religiosità, siccome gliene cantava sempre, allora lo volevano uccidere. Allora gli diceva, guarda, vai là, cioè evangelizza il tuo popolo, vai via da noi, perché se non ci ammazzano anche a noi, perché loro non erano cristiani, oggi diciamo. Avevano la forma della religione, ma avevano rinnegato la potenza di Dio nella loro vita. E Gesù gli disse, ancora il mio tempo non è arrivato. Perché? Perché lo volevano spegnere, lo volevano che lui morisse, che se lui andava lì l'avrebbero ucciso. E Gesù disse ai suoi fratelli, ancora non è arrivato il mio momento. Che fratelli che aveva, persino quelli di casa sua, lo volevano ammazzare. Che brutto, vero? Quando diventi cristiano, in un ambito cristiano, e ti rigettano. È brutto, è veramente brutto. E Gesù ha gustato anche questo tipo di rigetto, oltre che si sentiva orfano, perché Giuseppe non era suo padre. Infatti lui gli disse, dove che devo andare? Nella casa del padre mio. Dove era? Mica era da Giuseppe, era, il padre si trovava dove? Nel tempio. E il Signore è sempre lì come il prodigo. Dove si trova il Signore? Nel tempio. Quindi è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che lo hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne, ma da volontà d'uomo, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Quindi Gesù ha detto, è venuto a casa sua e i suoi non l'hanno. Quindi nel giorno del Natale, quando Gesù voleva nascere, quando si voleva manifestare, tutto facevano e tutto si aprivano anche alla realtà delle cose di Dio, come anche oggi. Tanti si definiscono cristiani, ma non lo sono. Hanno la forma della pietà, ma hanno rinnegato la potenza. E Gesù parlava delle zizzanie che crescono in mezzo al grano. E arriverà il momento che poi questi verranno falciati. Perché, come diceva Gesù, come li riconosceremo? Disse Gesù, gli ha detto, voi li riconoscete dai loro frutti. Vedete come si comportano, le loro azioni, che è il frutto dello Spirito, che è amore, sono azioni. Quando non c'è questo, state molto attenti. Questi non sono grano, sono zizzanie. E crescono insieme al grano, assomigliano perché fanno le stesse cose, atti religiosi uguali. Però chi ha discernimento e vede da lontano sa chi sono, ma non li sradica perché non gli è dato da fare. Dio ha detto, quando verrà il giorno del giudizio, io manderò i miei angeli e loro faranno la vagliatura. Quando noi diciamo, vengono le prove, quella poi forti, e là poi si vede di che pasta uno è fatta. Arrivano i motivi dove tu vuoi rinnegare il fratello, la sorella, dove tu vuoi rinnegare Dio, lì si vede poi di che pasta siamo fatti. Quando poi vengono le prove, là poi si vede che se confidiamo veramente in Dio oppure no. Perché quando le cose vanno bene è facile a dirlo, ma quando poi ci sono le persecuzioni, le incomprensioni, anche le motivazioni anche di fare lasciare una persona, di fare del male, là si vede la sostanza, o no? E così è, fratelli. E Gesù, quando è venuto a casa sua, i suoi non l'hanno ricevuto. Che brutto, eh? Poi i suoi non l'hanno ricevuto, ma chi è che l'ha ricevuto? Ora gli stranieri lo hanno riconosciuto, i re magi, non maghi. Magi sono astronomi, persone che semplicemente studiavano le stelle e in base ai loro studi avevano capito che quella stella che avevano visto era la stella di un re.
E questi, che venivano da diversi posti, si ritrovarono sotto la stessa stella, che poi sempre il Signore un riferimento davanti te lo mette. Però poi arriva il punto che la stella si ferma, e quando la stella si ferma, lì incontriamo chi? Il Signore. È lì che lui è nato, è lì dove noi siamo nati, sotto la stella. C'è un passo nella Bibbia che oltre che Israele è rappresentato dalla stella di Davide, Gesù viene identificato come la stella del mattino. È una stella che si vede anche di giorno. Quello è Gesù, la lucente stella mattutina. E le immagini avevano visto che quella non era una stella normale. Secondo l'astrologia pura, non i maghi, astronomia, avevano capito che quella era, e infatti la seguirono. Ed è scritto che capitolo 2, versetto 1 e 3, Gesù era nato in Betlemme di Giudea, all'epoca dell'Erode. Dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: dov'è il re dei giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per addirittura adorarlo. Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui alla notizia che sarebbe nato un re in Israele, quello che Israele stava aspettando. Quando poi gli fu detto da degli stranieri, dove hanno detto: guardate che qua sta per nascere il re di Israele, quando l'hanno saputo, prima di tutto, gli dico, il re, le autorità si turbarono: ora qua c'è qualcuno che ci spoglierà vivi dalla nostra posizione e senza pietà. Ma non solo, ma anche tutto il popolo di Israele dice che fu turbato. Come? Gesù quando è venuto, addirittura i re magi, poi anche gli angeli dissero che era nato il Salvatore, invece di essere felici che Gesù stava nascendo in mezzo a loro, erano turbati. Che bella accoglienza! Il popolo di Israele, è scritto che, se voi leggete, anche i sacerdoti erano turbati da questa notizia. Ma come, non aspettavate che il Signore doveva ritornare, che doveva farsi uomo, e ora che sta per nascere siete turbati a questa notizia? Invece di essere felici, certo, il re Erode, essendo re, diceva: qua mi toccano della mia posizione. Difficile trovare spazio in un cuore orgoglioso, in un cuore che pensa solo al potere, al prestigio, alla vanagloria, alla ricchezza, soldi, sesso e superbia. Hanno sempre arricchito l'uomo ambizioso di avere le cose grandi. Wow. Di re Erode geloso. I capi sacerdoti: ora qua c'è il futuro re di Israele, quindi non abbiamo più autorità. Che bella accoglienza! I re magi, invece, che fecero? Disse: noi siamo venuti qua, siamo re, anche noi. Guardate che concetto che avevano di regalità. Erano persone umili ed erano venuti, abbiamo visto, per adorarlo. Ma come? Alleluia, gloria a Dio, Signore, li amo. Portarono oro, incenso e mirra. Le cose più preziose che un re poteva avere se lo sono tolti e le hanno messe a disposizione. Degno di un re. Quando noi diciamo il Signore è degno di essere servito, non con gli spiccioli, non con un po' di tempo, quanto posso. Dio è Dio, e finché noi non lo adoriamo come deve essere adorato, non si muoverà piede su pietra qua. Ma i re magi, siccome erano venuti con l'attitudine giusta, videro la gloria di Dio in un bambino. Hai mai visto tu la gloria di Dio in un bambino? Sì, io l'ho vista, e quante volte, a parte la mia vita, insieme a un po' di uomo, l'ho vista la vita dei miei figli, la vita di quanti hanno accettato Cristo, figli di credenti che hanno accettato Cristo, la gloria di Dio. I re magi lo adoravano, invece il popolo fu turbato. Ma se voi vedete quello che ci hanno sempre insegnato, e questo lo trovate in tutte le Bibbie, sono quasi tutte uguali, Gesù quando è nato, i re magi non erano venuti nella mangiatoia. È antibiblico e anticristiano. Non è scritto. Scusate se vi rompo il presepio. Se voi leggete bene, e io ho letto anche la traduzione dal greco, ebraico, aramaico, tedesco, francese e anche catanese.
uguale per tutti, anche quella di Simone di Geova, degli ebrei, tutto qua, musulmani, Hare Krishna, Buddha, da lì a là, invece tutto qual è. È scritto Matteo 2.11 è scritto: entrati chi, qua parliamo dei re magi, dove nella casa videro il bambino con Maria sua madre, prostatisi, lo adorarono e aperti i loro tesori gli offrirono dei doni, oro, incenso e mira. Qui non parla che loro entrarono nella mangiatoia, che Gesù Dio non gli diede questa umiliazione. L'umiliazione di nascere in un luogo semplice, ma onorato, a casa sua. Alleluia. Che Gesù aveva una casa. Dio lo ha sempre onorato. Loro entrarono nella casa. Infatti, quando si informò Erode riguardo alla nascita di Gesù, è scritto che già erano passati 2 anni. Quindi dopo che Gesù compì quasi 2 anni, loro andarono, questa stella li portò, no? Quando era nato, loro erano venuti qua, deve nascere il re, già Gesù era nato. Infatti guardate qua, Matteo 2,16, allora Erode, vedendosi beffato dai magi, perché i magi erano stati avvertiti di andarsene, di non dire dove Gesù era nato, il posto, perché altrimenti uccidevano Gesù, perché Erode era molto geloso, dice che si adirò moltissimo quando Erode si vide preso in giro dai magi, dice: come mai non sono venuti qua? Dimmi, perché lui ha detto: andate e riferitemi dove abita. I magi, come ti conosciamo che si un enti, perché sono due umazzi. Si adirò moltissimo e dice: mandò a uccidere tutti i maschi che erano in Betlem e in quel e in tutto il suo territorio all'età di 2 anni in giù, secondo il tempo dalla quale si era certamente informato dai magi. Cioè lui doveva avere intorno ai 2 anni. Di lui cosa fece? Fece uccidere infatti tutti i bambini maschi Erode dalla gelosia, da 2 anni in giù, che si era informato bene. E lì si adempì un'altra profezia: da Rama Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata. Una profezia. Rachele, una delle matriarche. Rachele perché? Perché Israele viene da Rachele, come i patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe. Quindi la profezia diceva che da Betlemme ci sarebbe stato un pianto. Questo lo trovate in Geremia capitolo 31 versetto 15. 800 anni prima, così parla il Signore: se udite una voce a Rama, un lamento, un pianto amaro, Rachele piange i suoi figli, lei rifiuta di essere consolata dei suoi figli perché non sono più. E quindi Rachele rappresenta la nazione di Israele. La nazione di Israele, in quel periodo che Gesù è nato, invece di dare le grazie, ha pianto. Che bella accoglienza di Natale! Che bella accoglienza di Natale! Erode fa uccidere tutti i maschi, i bambini. Oggi non è cambiato. Mentre si celebra la nascita di Gesù, anche se per noi la Bibbia è scritto che c'è chi valuta un giorno come tutti gli altri e c'è chi valuta tutti i giorni uguali. E allora, o sono tutti i giorni o un giorno, qual è il problema? Cioè la tua condizione tiene della per te, ma qua dice addirittura che tutti quanti furono uccisi. Io ho voluto un po' raffigurare questa morte di questi bambini innocenti con la morte ancora oggi degli aborti. No, lasciamoli stare, poi fornicano, fanno i figli e poi che fa? Vabbè, abortiamo. Guai a te se dovesse succedere una cosa del genere. E qua è successo qua, e gli abbiamo detto: Dio ti benedica. Dopo che uno ha visto, ha detto: no, stai attento qua, no, non niente, poi che facciamo? Abortiamo. Vediamo donne abusate, addirittura, non è cambiato nulla. Cioè, situazioni familiari, gente che abusa il potere, sia religiosi e sia nella politica, come in un tempo di grazia, ancora queste cose. Sì, altro che nascita di Gesù. Dietro le quinte gente che piange, persone, donne violentate, abusate, lasciate, abbandonate, anche gli uomini esauriti, depressi, schiavizzati, che c'era tutto e due.
Oggi, quindi, malgrado si festeggia il Natale, come allora ci sono aborti, violenze, stupri, abusi sulle donne, sui bambini, abusi di potere in tutto, false dottrine. Perché succede questo? Perché? Perché non c'è posto per Gesù nel cuore di queste persone. C'è posto per altre cose. Come dico sempre, posto per tutto c'è. Quando si tratta del Signore, come mai non c'è? Come se Lui è uno... Quando parliamo del Signore, Lui è il Signore Dio. E in base a come trattiamo il Signore, di conseguenza Lui ci può trattare. Che Dio non è il usignoluzzo, che lo usiamo solo per convenienza e poi dopo lo lasciamo. Certamente Dio, quando fa le cose, le fa senza di pensamento. Ok? Non è che poi ci rinfaccia, ma io ti ho fatto questo, tu mi devi amare, mi devi servire. No. Però, fratelli, sarebbe una cosa brutta, soprattutto per chi ha ricevuto, poi dopo sputi nel piatto e non apprezzi. E Gesù già, Dio ha offerto suo figlio. Quindi tutti gli uomini siamo responsabili nel dirgli grazie e dimostrargli un po' di onore a chi è dovuto. Invece no, per tutto c'è spazio, per tutto c'è tempo. E poi siamo lì a gridare: Signore, aiutami. Ma te lo scotare. Dio non è il tuo servo, così come ti piace. Dio risponde prima che opera, tante volte. Allora, finché non impariamo la lezione, perché Dio è Dio. Infatti tutti le dico, fratelli, dobbiamo essere seri, io questo l'ho visto nella mia vita come cristiano, perché pensavo di essere evangelico, cambiato, i genitori si devono dire, io a umma, non ci devo niente ma scoccia, come dicevo noi. Se non siamo seri nelle cose di Dio, fratelli, non vedremo la gloria di Dio. E così come allora anche in gran parte, oggi, non solo il mondo non tanto lo accetta, amano fare la festa religiosa, che è facile, perché tu mangi e bevi, bella festa, oh Signore, cioè, se lui è festeggiato, dovrebbe essere prima essere invitato. Com'è possibile che fai la festa senza invitare l'invitato? Il Signore, che oggi noi diciamo il corpo di Cristo. Gesù ha detto, chi riceve voi riceve me. Come fai a dire che stai festeggiando? Molti festeggiano la loro festa con chi non dovrebbe forse essere festeggiato, soprattutto nelle cose del Signore. Io dico sempre, facciamo i seri, non mischiamo il sacro col profano. Se vogliamo onorare Dio, onoriamolo. Come? Io dico sempre, prima Dio e poi la fratellanza. E se sono parenti, amici, convertiti, che qua parliamo di cose sacre, non facciamo le cose tanto, vabbè, poi diciamo agli altri, questo noi siamo, ma tu sei un primo, che sei religioso, a chi vuoi insegnare la lezione? A chi? Quelli del mondo? Che poi ci sono persone del mondo che a volte mostrano più riverenza. Infatti c'è un passo nella Bibbia, nel libro dell'Apocalisse, in una delle sette chiese, riferita alla chiesa di Laodicea, chiesa, Gesù la chiama chiesa, intanto sta chiesa aveva un problema, lo sapete quale? Che Gesù era fuori. L'avevano messo fuori la porta. Quindi anche per la Chiesa c'è questo. Tu ti puoi definire, mi posso definire cristiano e lasciare Gesù fuori la porta di casa tua? E qual era questa Chiesa? La Chiesa dell'Odicea, che vuol dire giusta secondo il popolo. È una Chiesa compromessa, che ha la forma del cristianesimo ma ha rinnegato la potenza. Non c'è frutto in questa Chiesa, ma anche il frutto dello Spirito, ci sono solo belle parole. È una chiesa che io la ritengo una chiesa esaurita, che non ha nessun amore. E non parliamo delle forze umane, qua parliamo dell'amore di Dio. E qua, se lo vedete, è nel Apocalisse capitolo 3, versetto 20, è scritto, ecco, guardate qua, è Gesù che parla, malgrado era stato messo fuori la porta e non invitato, Gesù non è come alcuni che quando noi li mandiamo via, poi loro non tornano più perché si sono offesi. No! Gesù, anche se noi lo buttiamo via fuori, lo stesso viene e ci bussa. È un Dio d'amore. Io sto alla porta e picchio, se uno ode la mia voce e apre la porta, io cenerò con lui e lui con me. Intanto sta chiesa l'aveva messo fuori a Gesù. Ecco, io sto alla porta e busso. Che strano, sta chiesa, quindi Gesù bussava, quindi sentiva il rumore. Seconda volta Gesù gli ha detto, ma quando è che mi fai entrare? Ma Gesù non si autoinvitava. Chi l'ha detto? Zaccheo, io oggi stesso verrò a casa tua e tu vedrai la mia salvezza. Io mi sto autoinvitando. E allora? Ma ti darò una bella cosa, vedrai la salvezza a casa tua, Zaccheo. Non fu Zaccheo a invitarlo,
Zaccheo era basso, scendeva dal labbro. Da me, Signore, a casa mia. Sì, Zaccheo, anche tu sei un figlio di Abramo. Molti ti hanno giudicato forse perché hai mostrato un'ipocrisia, forse perché uno che dalle tasse si vendeva, un esattore delle tasse, chi è che ci va a trovarla? Da uno esattore delle tasse. No, quello non è buono, quello è laccio. Gesù andava a trovare anche i politici, anzi diceva, verrò a casa tua e ti salverò. Poi lui ha capito dopo, cioè anche questo è figlio di Abramo, come quella donna che era curva nella chiesa, c'era gente malata nella chiesa, e Gesù a questa donna l'ha guarita, che sicuramente questa è malata, e allora anche questa è figlia di Abramo. Sì, ma aveva uno spirito di infermità che la legava, e allora anche se è uno spirito di infermità che ti lega, questo che vuol dire che tu non sei figlio di Dio? Preghiamo. Non diamo condanne, ma diamo la soluzione. Ma te ne state muto, stiamoci muti. Gesù era lì che bussava. Molti festeggiano il Natale per ricordare la sua nascita, ma pochi invitano il festeggiato a entrare nel cuore. E se vogliamo fare un'opera più completa anche a casa. E Signore, ma noi come possiamo invitarti a casa nostra? Gesù non ha detto quando lo fate a uno di questi minimi e come se l'aveste fatto a me? Una delle cose, condizioni che l'Apostolo Paolo disse alla Chiesa dei Corinti, ha detto praticate l'ospitalità, perché molte avendola praticata hanno ospitato angeli. Io quante volte ho avuto gli angeli a casa mia, ho invitato servi di Dio anche, certo livello, maggiore. Chi riceve profeta riceve premio di profeta. Hai mai invitato un profeta a casa tua? Sei stato mai un cristiano, vero? Dicevi il premio di profeta, cosa fa il Signore? Lo vuoi sapere? Ti guarisce il figlio. Morto. Spiritualmente, te lo risuscita. E io devo fare solo questo e solo questo, un atto di fede. Marta e Maria lo fecero, ospitali, e Gesù gli risuscitò chi? Il fratello. La donna che era vedova, che gli era morto il figlio, che invitò a, diciamo, il Signore, a Eliseo. Ma anche Elia, che dice, hanno avuto premi di profeta, Dio ti risuscita il figlio. Se tu accetti uno come profeta, dice, quindi c'è una garanzia, sì, quando oltre l'ho visto, ho visto la guarigione, la liberazione a casa mia, anche la chiamata ministeriale, c'è di tutto ho visto, perché angeli. Però, fratelli, qua parlo di cristianesimo 100% di Natale, che se noi diciamo di festeggiarlo veramente ogni giorno, gli dico, Signore, abbi pietà di noi. Gesù, lo sapete cosa offre invece? A parte la sua disponibilità, ma Dio è stato cacciato via, Gesù non è lì, dice, ah, tu mi hai mandato via, io lo stesso ti voglio bene, ti amo e di nuovo busso a casa tua. Anzi, ti voglio dire una cosa, tu invece di darmi una bella casa, una comodità, una provvidenza, ora faccio la parafrasi, ora usiamo il ministero profetico, ok? Tu invece di darmi queste cose mi hai dato una mancettoia, una stanza, mi hai rigettato, non mi hai dato una bella casa, ma io in cambio, ora sai che faccio per te? Ti vado a preparare una casa io per te, tu non me l'hai dato e in cambio di una mancettoia io ti do una bella casa. Sto costruendo una bella casa. Questo è quello che Gesù fece ai suoi discepoli, ma che l'avevano lasciato e abbandonato. Lui cosa gli disse prima? Io vado a prepararvi un luogo. Ma lui gli avevano dato che cosa? Una tomba. Infatti quello, non male che c'era un ricco che Giuseppe da Arimatea. Che bella casa che gli hanno dato. E Gesù in cambio ci ha dato che cosa? Ci ha dato la sua vita e anche una casa. Dice di oro, restare di oro, e ancora sta costruendo, mamma mia, 2000 anni qua, io dico che è qua. E infatti nell'Apocalisse, che è solo parte, perché la Bibbia noi sappiamo che non è tutta la parola, è solo una parte. E Paolo disse che tutto ciò che in parte verrà abolito. E quindi la verità assoluta è, poi un giorno sapremo bene le cose, ancora di più. Già è una luce, ma ancora deve splendere, e quello che noi conosciamo in parte verrà abolito, le profezie, i doni, le lingue, i ministeri, tutto abolito. C'è una volontà ancora più grande che noi non conosciamo.
Gesù ci sta preparando una casa, quindi che casa? Quindi senza pagare tasse, IMU, ICI. La luce dice che è lui, fa talmente piena di luce che il sole lo toglierà in questa nuova terra, il sole non ci sarà più, perché talmente è splendido lui che farà la luce. È scritto in Apocalisse, e i fiumi sono di cristallo, e le città sono di oro, che oggi ancora molti per un pezzo di oro si ammazzano. Ma lascia stare! Ma tanto siamo pieni di oro qua noi, figli di re! E finisco con Giovanni capitolo 14 versetto 1 fino a 4, bellissimo. Qua Gesù che parla ai suoi discepoli e ripeto la stessa frase di prima di guarda le dimore. Il vostro cuore quindi non sia turbato. Qua Gesù che parla, eh. Abbiate fede in Dio, ma abbiate anche il coraggio di avere anche fede in me. Che non è facile avere fede di una persona, vero? No, io mi confido solo nel Signore. State attenti. Io ho fiducia anche dei fratelli, del Signore Gesù, ma anche della fratellana. Amen. Di chi ha fatto un'esperienza. Certamente prima voglio conoscere e poi dopo mi apro. Con tutti i pesci e difetti, come dico sempre, noi abbiamo le spine. Siamo pesci, ma con le spine. Dobbiamo sapere prendere quello che è giusto, togliere le spine, i difetti, le differenze, che a volte mettiamo quelle spine come dottrine, no, se tu non fai così, 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 non fai parte. Io così la pensavo una volta, poi il Signore mi ha sconvolto, mi ha fatto cadere da cavallo, come religioso evangelico, ho fatto conoscere tanti fratelli, quindi tanti schemi che avevo, pensavo che era tutto crollato, spazzatura. Cioè sempre da imparare, fratelli, sempre, mettiamoci sempre in discussione, perché quando lo Spirito Santo si vuole muovere, fa cose che a volte vanno fuori dal nostro intendimento. La prima cosa che noi abbiamo quando vediamo un miracolo, la salvezza, la prima cosa che porta è questo turbamento. Gesù ha compiuto dei miracoli in mezzo a noi. Cosa dice adesso? Ora il vostro cuore non sia turbato, non vi preoccupate. Anche quando lo vide, era Gesù manifestato in carne che camminava sopra il mare, un fantasma, ha detto non vi preoccupate, sono io. Il vostro cuore non sia turbato, abbiate invece fede in Dio e in me, perché nella casa del Padre mio ci sono cose a morte dimore. Gesù c'ha palazzi, è molto ricco, casa mia c'è spazio per tutti. Se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi una bella casa, che in questi periodi stiamo allattando con mia moglie, i miei figli, già mi fa male anche la stessa solo pensarci. Quale posto stai dando a Gesù? Quale posto stai dando a Gesù? Forse una mangiatoia con degli animali? Gli animali chi sono? Il bue e l'asinello? Ma sapete cosa rappresentano gli animali? Sono esseri che parlano. E basta. Vuoi dargli solo parole? Solo degli animali? E tu puoi dire, ma io non c'ho tutte queste cose, forse come i re magi, oro, incenso e mira. Ma io direi forse. Non possiamo dire come Giovanni, io non ho né oro né argento, quello che ho Dio ti do, alzati e cammina. Grazie a Dio, Signore, ci provvede, né piccolo. Forse ti senti povero e vuoi dare tutto te stesso al Signore, perché hai capito che è la cosa migliore da fare. Poi le altre cose vengono dopo, prima il regno di Dio. Allora, se non hai poco, se non hai niente da dargli, visto che quando c'è un festeggiato, io abbiamo avuto in questo periodo, ho preso anche i conti. Anche se qua c'è sempre festa, di solito quando si fa una festa di compleanno, il minimo minimo si viene col regalo, o no? Allora, se visto che la festa è di Gesù e se tu lo vuoi fare entrare ed è la festa sua, quindi lui è festeggiato, lui è degno di un regalo, o no? Ce l'hai il regalo qua? Qua c'è festeggiato. Gloria a Dio. Cosa decidiamo in questa mattina? Ebrei capitolo 4 versetto 7 è scritto: oggi se udite la sua voce non indurite che cosa? I vostri cuori. Perché? Perché quello che Dio vuole è il cuore. E quindi l'ultima profezia che viene dal cielo, Proverbi capitolo 23 versetto 26, qui è Dio che parla e dice: figlio mio, dammi il tuo cuore e gli occhi tuoi prendano piacere nelle mie vie. Parafrasi:
se mi vuoi fare un regalo, visto che ora è la mia festa in questi giorni, comunque, o una volta all'anno, o ogni giorno, vogliamo fargli un bel regalo, Signore. Forse non abbiamo oro, non abbiamo argento, forse come i discepoli, quando Gesù chiamò i discepoli che, a lasciare tutto, che poi che lasciarono. Pietro e Giovanni, i primi due erano falliti, il loro lavoro era fallito, noi abbiamo lasciato, ma che abbiamo lasciato? Eravamo persone fallite, gente che ormai eravamo stati buttati via, eravamo considerati spazzatura, ma diamogli una cosa preziosa, il cuore. Perché tu quando dai il cuore a Dio, quando noi diamo il cuore a una persona, il Signore non si accontenta dei doni, lui vuole Aladino, lui non vuole da parte tua chissà che cosa, vuole il cuore, chissà che se tu gli dai il cuore, gli dai il centro del motore, perché una persona che ti dà il cuore, tu gli puoi chiedere qualunque cosa e quella persona la fa. Tu non lo vedi che sei una persona che ti dà il cuore? Perché è pronta ed è disposta, pur di vederti felice, di rinunciare a tutto. O no? Gesù ha dato il cuore per la Chiesa, lui ha offerto tutto quello che aveva, la sua giovinezza, lui poteva godersela qua sulla terra per fare tante quelle belle cose, faceva i miracoli, una posizione, quella, invece lui ha dimostrato l'amore supremo di Dio Padre, lui ha dato se stesso. Quindi Dio già ci ha offerto suo figlio, ora sta a noi la scelta di offrire anche noi, non diciamo ai nostri figli, ma almeno cominciamo dal nostro cuore, perché l'adorazione più alta è questa, quando offriamo il nostro cuore, perché un vero adoratore, come si fa ad adorare Dio? Si riconosce che qualunque cosa Dio ti chiede tu la fai, quando sei vero, quando non è, fai quello che ti pare, solo alcune cose, non sei vero, si fa. Così come un amore così grande, come si riconosce che quella persona è disposta a rinunciare a tutto, a farsi addirittura peccato a posto tuo, anche se lui ha ragione e tu hai torto, lui si vende i tuoi torti e la sua ragione, la sua pace te la dà a te. E i tuoi torti se li prende lui, e così è quello che vuole fare il Signore con noi, e ci conviene darci il nostro cuore, servirlo. Amen. Conviene, fratello. Amen. È da stupidi dire no, cioè veramente stupidi, invece vogliamo essere saggi. Dice che la saggezza sta questa, il figlio mio, nei Proverbi, re Salomone parla a suo figlio, che lui aveva i figli, e gli diceva ai suoi figli, dammi il tuo cuore, anche con i suoi figli parlava e li riportava, dammi il tuo cuore, non mi dare il superfluo. Wow, uomo saggio, edifica la sua casa. Amen. Quindi questa sera, questa mattina, quale posto vogliamo dare al nostro Signore? Più che un luogo, più che una casa, gloria a Dio, la macchina, mettiamo a disposizione tutto quello che abbiamo, quando me la mia casa serviremo al Signore, ma diamo il cuore al Signore, facciamogli questo regalo. Forse ancora qualcuno non ha fatto questa scelta nella sua vita, o se l'abbiamo fatta, ci troviamo in un momento dove il nostro cuore si è allontanato da Dio e Dio ci sta richiamando di nuovo, e approfitta di questa fatta del Natale, perché il Signore evangelizza anche lui, pensate che non evangelizza, è la buona notizia anche lui. Approfittiamo in questo tempo, fratelli, di donare la nostra vita, il nostro cuore a Dio, non facciamoci conti con Dio, non mettiamo limiti a Dio. Vogliamo essere disposti a rinunciare a tutto, perché fratelli, con la misura della quale noi misuriamo ci sarà misurato. Vuoi che il re ti dia tutto quello che vuoi? Non siamo in una repubblica qua, siamo in un regno di Dio, e nel regno di Dio è il re che si occupa delle persone. Cosa vuole che il re fa? Noi facciamo la volontà del nostro re e lui penserà a ogni nostra necessità, ok? Pensiamo al re, il nostro amore verso di lui, il suo regno, la sua volontà, e Dio non ci farà mancare come l'ha fatto fino adesso. Il Signore fino ad oggi ci ha soccorso, nulla. Amen. Andiamo a farci di piedi.